Fare una vacanza diventa un piacere quando? Quando si trovano strutture che accettano davvero i nostri amici a quattro zampe. Ed è questa la prova. Siamo in cabina con Artù, bello tranquillo, spensierato, e adesso andiamo al ristorante. E voi vi chiederete, e Artù? Guardate. Siamo? Grazie. Sbarcati a Golfo Ranci, adesso raggiungiamo la residenza Capriccioli. Ciao. Io vi dico soltanto un nome: Effetto Palla, un'associazione nata da poco, da un mese, per uno scopo ben preciso, o no, Monica? Sì, è un'associazione che è nata, è una onlus registrata, che è nata per vedere se riusciamo a esportare il modello che abbiamo costruito ad Oristano. Ecco, allora, la storia di Palla ha scombussolato veramente tutti questi social network, e non solo, perché ultimamente ha anche un effetto virale via televisione. Senza... Mi piace, se mi sento. Assolutamente, no, così mi fai anche un po' di ombra. Ecco, è stato veramente un movimento continuo in questi ultimi mesi. Raccontiamo la storia velocemente. Dunque, è arrivata il 24 di gennaio, è arrivata perché è stata segnalata perché rovistava nei sacchi del mangime per le galline, quindi lei non è stata segnalata per essere soccorsa, malgrado la sua condizione fosse evidentemente drammatica. È stata segnalata perché dava fastidio a qualcuno, e quindi è stata segnalata alla Calappia Cani, che è andata a catturarla per portarla via. Naturalmente la Calappia Cani, che è una persona molto in gamba, è un po' riduttivo come termine Calappia Cani, ha visto immediatamente che la cagna aveva difficoltà e quindi l'ha riferita alla nostra struttura, che si occupa di animali senza proprietario in difficoltà da oltre 20 anni, e così è arrivata da noi. Cos'è che ha rischiato? Il laccio che aveva al collo era completamente inglobato ormai nelle carni, perché la dimensione della cagna era già questa, lei non era un cucciolo quando è arrivata, e praticamente lei è cresciuta all'interno di questo collare improvvisato che era stato realizzato con un naccio di nylon, e quindi lei è fisicamente si è sviluppata all'interno di questo laccio, e quindi all'interno di questo diametro di circa 15 cm lei aveva tutti gli organi importanti del collo, e quindi trachea, esofago, la vertebra e soprattutto i grossi vasi. Ecco, ha rischiato anche paralisi, la morte, cioè di tutto di più. Ha rischiato nell'immediato di morire di fame, perché lei non riusciva neanche a mangiare, perché le labbra sopravanzavano i denti di 10 centimetri, lei nell'immediato ha rischiato di morire di fame, e poi ha rischiato di soccombere ai problemi di circolo, naturalmente, che si instauravano perché le carotidi e le giugulari erano strangolate all'interno di questo laccio. Senti, e quando è arrivata, cosa hai pensato? Che non avevo mai visto una cosa del genere, e onestamente è complicato. Noi, immaginate, in 20 anni di recuperi di animali feriti, non di animali sani, di animali feriti o malati, veramente io pensavo di aver visto tutto quello che si poteva vedere. Che degnazione! Noi vogliamo consegnare a voi come clinica veterinaria il bollino dell'Italia di Artù. Palla, guarda cosa ci hanno regalato. Hai visto? Vieni qua, guarda che meraviglia. Ehi. Hai visto che bello? Che dici? Ti piace?
Sì, le piace, se no l'avrebbe fatta a pezzetti. Ecco, sarete inseriti dentro nell'applicazione scaricabile gratis per Google Play ed Apple Store, quindi noi abbiamo scelto proprio la modalità più comoda per tutti, quindi gratuitamente cliccate, lo scaricate, quindi se siete ad Oristano e volete fare una visita di controllo, la loro clinica sarà presente nella nostra app. Sicuramente ci sarà modo di poter andare avanti a trovare delle nuove strutture con l'Italia di Tua e l'Italia di Palla, che mi piace anche questo nome, l'Italia, no? Di Palla, l'Italia di Palla è molto bello, è vero, è vero. E adesso tutti verso il porto di Olbia, perché ci attendono gli amici di Sea Shepherd con la loro Brigitte Bardot.